Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, il settimanale di approfondimento sui lavori del Consiglio regionale a cura della redazione di Italia 7. In apertura il bilancio, durante l'ultima seduta, sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, la legge di stabilità e il collegato il bilancio previsionale 2024. 2026, il voto favorevole del Partito Democratico, contrari. Forza Italia, Lega Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle Italia Viva non ha invece partecipato al voto. Tra il pomeriggio e la notte di giovedì 21 dicembre il Consiglio regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFRA, la legge di stabilità 2024, il collegato alla legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Tutti i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza a favore il Partito Democratico contro Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non ha invece partecipato al voto Italia Viva. Se fossero arrivate le risorse del payback dei dispositivi medici, anche per la metà rispetto a quanto la Regione Toscana deve avere sulla base di una, di una legge dello Stato, non ci sarebbe stato bisogno di fare la manovra fiscale. Ripeto, anche per la metà. Stiamo parlando di risorse dovute rispetto alla legge dello Stato che afferiscono alle annualità 2019-2022, quindi soldi arretrati che sulla base di una legge dello Stato dovrebbero essere versati nelle casse delle regioni, compreso la regione toscana. Quindi queste risorse non, non sono arrivate e nemmeno è stato consentito a differenza dello scorso anno per le annualità 2015-18 di poterle comunque imputare a bilancio in attesa delle erogazioni. Questo ovviamente ci pone un problema, soprattutto per la nostra regione che ha un sistema sanitario molto esteso. La regione Toscana garantisce prestazioni ed esenzioni che vanno anche oltre i livelli essenziali di assistenza. Noi siamo tra le regioni che offrano i livelli, la, i livelli essenziali di assistenza tra i più elevati del paese, lo certifica ogni anno il Ministero della Salute. Servizi importantissimi che in altre regioni sono a pagamento. Di fronte diciamo, alla mancanza delle risorse de, de, derivanti dal payback, che ripeto, ci spettano per legge dello Stato e noi pretendiamo e pretenderemo anche nei prossimi mesi che queste risorse arrivano, noi ci siamo trovati a un bivio. O fare come in altre regioni e quindi re, come dire, eh, alzare bandiera bianca e sancire la ritirata della sanità pubblica universalistica in toscana, oppure fare una scelta dolorosa, impegnativa, eh, complicata, come il ricorso alla leva fiscale. Attenzione, ricorso alla leva fiscale che riguarda solo una parte dei contribuenti, il 72% dei toscani non vedrà nessuna variazione rispetto all'addizionale IPEF e con questo ricorso noi salvaguardiamo l'impianto complessivo del sistema sanitario del suo carattere universalistico, dei servizi, delle esenzioni, ripeto, altrimenti dovremmo spostare l'asso verso il privato e far pagare prestazioni sanitarie ai cittadini. Una manovra di bilancio che metterà le mani nelle tasche dei cittadini toscani, era decenni che non si vedeva un aumento delle tasse in questa misura, 200 milioni, che andranno ad incidere su una fascia reddito di persone che poi prendono circa 1500 euro il mese. Quindi, non una operazione a cuor leggero che questa maggioranza ha dovuto fare dopo che per tanti anni il bilancio della sanità non versa ovviamente in buona salute. Questa manovra di bilancio resterà nella storia, non credo, della Regione Toscana, semmai nella storia fiscale della Regione Toscana, come la manovra che va a mettere le mani in tasca ai cittadini toscani è un qualcosa che eh, pensavamo appartenesse a dire la verità a un'altra epoca politica. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento che non si ricorresse, non si riportasse sulla scena politica quella dicotomia che appartiene al passato, per cui se i, i costi crescono e non si riescono a controllare, l'unica maniera che si ha per limitarli è aumentare le tasse ai cittadini. Dispiace, dispiace per due motivi. La prima perché che i soldi del Payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della Toscana, non l'abbiamo scoperto ieri, che non fossero sicuri, poi potevano anche arrivare, ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi, ma c'è di più, perché oggi il Presidente Gianni in aula ci dice che da oggi partirà una task force alla quale noi crediamo e siamo super favorevoli. Una task force per razionalizzare le spese e riorganizzare il sistema sanitario, perché grazie a questa task force eviteremo che il provvedimento di aumentare le tasse diventi strutturale. Questo significa che se fosse stata ascoltata la minoranza 18 mesi fa, quando dicevamo mettiamoci al lavoro per razionalizzare le spese avremmo evitato beatamente l'aumento delle tasse che arriva sulla schiena dei cittadini toscani. E noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica diciamo, una tassazione molto forte nei confronti dei cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno, iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. Questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva, importante nella maggioranza. Adesso parliamo di alluvione. Sono state approvate all'unanimità le misure finanziarie di sostegno alle famiglie e alle attività. Economiche, il provvedimento è stato illustrato in Aula da parte del presidente della commissione sviluppo economico Ilaria Bugetti del Partito Democratico. Attivare misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare la situazione di grave emergenza derivante dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal 2 novembre 2023 sul territorio regionale. La proposta di legge che è stata approvata all'unanimità prevede un intervento finanziario straordinario per dare sostegno a famiglie e attività economiche extra agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi e per cui il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza il 3 novembre, ritirato l'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico per chiedere alla giunta che nell'esame delle richieste di indennizzo si tenesse conto, se possibile, dell'ISEE dei richiedenti. Approvati invece altri due ordini del giorno. Una legge molto importante perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie, con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà, di vicinanza e un primo aiuto che arriva dalla Regione Toscana, un atto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese, le piccole e medie imprese, le aree commerciali e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. Sulla PDL Alluvioni ho presentato un atto che già avevo fatto presente proprio in aula, proprio al Presidente Gianni, in merito alla necessità di rivolgersi a quelle persone e a quelle aziende che più hanno avuto... Eh, disagi e che più hanno avuto danni e che hanno difficoltà anche poi nella compilazione dei vari moduli e quindi ho proposto una task force che, parti che parta poi anche dalla operatività della protezione civile e da quello che la regione toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi. Dispiace, dispiace tantissimo. Aver ascoltato il segretario regionale del Partito Democratico e, purtroppo, a lui siamo abituati, al governatore Gianni un po' meno strumentalizzare questa vicenda. Quando dice io andrò porta a porta dai cittadini toscani a chiedere. Se sono arrivati prima i soldi della Toscana o i soldi del governo, è una caduta di stile che non appartiene a Eugenio Giani. Non è una gara a chi dà prima i soldi, perché ricordiamo il presidente Giani che mentre c'erano sette province su dieci della Toscana con il fango che entrava in casa dei cittadini, è d'accordo. Di fronte ai microfoni, a ringraziare il Presidente Meloni perché in un'ora il Governo nazionale ha fatto arrivare i primi 5 milioni sul territorio per la prima urgenza e nessuno li ha rinfacciati. Che senso ha oggi che tutto il Consiglio regionale vota insieme per portare i ristori? Che giustamente arrivano dalla Regione, si sommeranno a quelli che arriveranno e che sono già arrivati dal Governo nazionale. Che senso ha dire? Io chiederò ai cittadini uno per uno se hanno ricevuto prima i soldi della Meloni o i miei. Adesso parliamo del premio Comunicatori Toscani 2023, andato ai corrispondenti di Guerra, il premio del Core appunto per i comunicatori della nostra Regione. Regione e corrispondenti di guerra. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, oltre a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, e a Marco Meacci, presidente del Corecom. Sono sei giornalisti di pace inviati in zone di guerra vincitori del premio Comunicatori Toscani 2023, indetto dal Corecom regionale. Si tratta di Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta presso la Sala degli Affreschi di Palazzo del Pegaso. Per noi il messaggio è quello di dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma per perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci, ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro giorno per giorno, dei fatti. Svolgono un lavoro unico, eh, riescono a raccontarci quanto accade in territori lontano da noi, in cui la violenza sta nella vita di ogni giorno. Attraverso le loro parole riescono a costruire spazi di verità che noi dobbiamo saper cogliere. Ogni guerra provoca e porta con sé violenza, angherie, morti, e loro, attraverso le loro parole, attraverso i loro articoli, provano a raccontare. Raccontarci la loro verità su quanto accade in questi territori così lontano da noi. Per la Toscana è una prima volta molto importante e mi auguro che si inauguri una tradizione di premiare coloro che si assumono il difficile compito di raccontare la verità, o quanto più possibile la verità, su fatti così drammatici come le guerre nel mondo. Perché noi non smettiamo di fare la guerra, benché sappiamo quanto sia desiderabile la pace. Questi corrispondenti si assumono l'onere di darci tutti gli elementi possibili per poter maturare giudizi e desideri di pace. Il loro è un grande compito. È bene premiarli e riconoscerne il valore ed è bene anche fare di queste professionalità eh, dei fattori di ispirazione per tanti cittadini e cittadine più giovani. Capitano situazioni in cui sicuramente rischi la vita ma non, non è quello a cui pensi quando vai in determinati contesti, quando scegli di farlo, pensi a raccontare. A raccontare più possibilmente in maniera più vicina a quello che sta accadendo e uh, la verità. Uh... Di quello che, che incontri, dei, dei volti che vedi, e purtroppo è un mestiere molto difficile eh, che si scontra anche con eh, situazioni che non è sempre possibile raccontare. Quel che dicono sempre tutti, anche colleghi molto più esperti di me, che quello che muore in guerra è sempre la verità come prima cosa. Ecco, il nostro compito è cercare invece questa verità, andare sui luoghi. E, andare anche dove è molto difficile arrivare. Ha la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare soprattutto chi fa televisione lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi. La questione più complicata per quanto mi riguarda, ma penso anche agli altri colleghi, sia la verifica delle notizie su teatri di guerra, perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto. Quindi diventa davvero complicato poi eh, stabilire con esattezza quello che succede perché ehm, questa è una costante in ogni, in, ogni, in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare. Quindi, per noi, è complicato capire dove sta la verità. L'unica cosa che puoi fare è il, tornare proprio alle basi del mestiere: andare, vedere, cominciare a chiedere, a, a parlare con le persone. Ed è tutto anche per questa edizione, l'appuntamento con Toscana Parlamento alla prossima settimana, grazie a tutti per averci seguito.